tuo disegno, e stare al mondo è già di più un impegno, e adesso giri con in tasca un pugno, nell'altra tasca il tuo rimario. L'impatto con il mondo è sempre forte, per chi vorrebbe solo farne parte, e avere almeno due o tre cose certe, e avere un Dio che si diverte. Scegli tu fra botte e rime, scegli tu fra inizio e fine, scegli tu, ma scegli tu per primo, e quando canterai la tua canzone, la canterai con tutto il tuo volume, lasciando qualcun altro a commentare che tu devi andare. Sono stati giorni di tempesta e vento, ed era pronto solo chi era pronto, ma adesso sai a cosa vai incontro, chi non è morto è già più forte. L'impatto con il mondo è sempre duro, per chi lo vede come un posto scuro. Vorrei poterti essere utile davvero, poterti dire che sei al sicuro. Scegli tu fra botte e rime, scegli tu fra inizio e fine, scegli tu, ma scegli tu per primo, e quando canterai la tua canzone e te ne fregherai di quanto piove, la urlerai in faccia a chi non vuole e non sa sentire, e quando canterai la tua canzone, la rabbia e l'innocenza e l'illusione, ti toccherà cantare. Quando canterai la tua canzone, da quel momento in poi non puoi tornare, da quel momento in poi dovrai andare con le tue parole. E quando canterai la tua canzone, la canterai con tutto il tuo volume, che sia per tre minuti o per la Grazie. Io vivo da sempre in un piccolo paese attorniato dalla campagna. Per noi essere bambini, 10 anni fa intendo, voleva dire avere prati sotto casa in cui andare a giocare tutto il pomeriggio per poi rientrare spossati, paonazzi, con i vestiti pieni di quelle macchie d'erba che facevano così tanto infuriare le nostre mamme. Voleva dire fare il bagno nei fossi, nei canali d'estate, voleva dire avere un rapporto naturale con la natura, e voleva dire le prime 2 settimane di giugno soprattutto avere migliaia e migliaia di lucciole, fare uno spettacolo che per me è sempre stato uno spettacolo speciale, anche perché lo spettacolo della luce, delle lucciole, è lo spettacolo dell'amore, perché le lucciole emettono luce come richiamo d'amore. A meno di 1 chilometro dal centro storico di Correggio c'erano un paio di vigne
che in queste due prime settimane di giugno si illuminavano praticamente a intermittenza, erano come tanti alberi di Natale fuori stagione, ed era ovviamente un posto fantastico per portarci una ragazza. Ecco, ovviamente sono cambiate tante cose, e anche a Correggio, e ovviamente anche quelle due vigne sono sparite, però ci sono ancora un po' di lucciole, sono ovviamente tante meno, e non so perché, ma continuano ad andare nel posto in cui c'erano queste vigne. Ci ho scritto una canzone che si chiama Il campo delle lucciole.